Si parte dalla condotta antisindacale, ma illegale della FIMCISL ha ricevuto pieno mandato per il dossier sulla FAES di Lanciano. La settimana dopo lo smantellamento della produzione nello stabilimento di Cerratina e il licenziamento collettivo di 16 dipendenti, il sindacato affida l'avvertenza all'avvocato Pierpaolo Andreoni di Vasto, riferisce il segretario interregionale Domenico Bologna. Ma non è solo la FAES a preoccupare la FIM. In queste ore si parla insistentemente di una quarantina di esuberi anche alla ex San Marco, oggi proprietà dello stesso gruppo perugino. Che cosa sta succedendo? Un nuovo trasferimento di lavoro? L'allarme che lancia la FIM è quello che, se leggiamo i giornali di questi giorni, in cui c'è un titolo che mi ha colpito stamattina di Repubblica, industria sotto zero, produzione industriale meno 4,3, sta succedendo che sta entrando una competizione tra le province italiane per prendere più lavoro possibile, quindi la competizione non è più solo con l'Est Europa, non è solo con i paesi asiatici, ma anche all'interno dell'Italia. E questo che come Abruzzo, tutto il sistema Abruzzo deve capire. Siamo in piena competizione con gli altri, quindi bisogna a questo punto fare in fretta per mettere a posto tutte le questioni infrastrutturali che purtroppo come regione ci penalizza, non ultima la questione autostradale, quindi partire da questo per una volta per tutte, per fare un piano, per mettere a posto l'Abruzzo per nei prossimi anni, dove si aprirà anche la sfida su Sevel, sull'indotto Sevel, perché nessuno ti regala niente per sempre e sono questioni che l'Abruzzo deve porre per mantenere il lavoro.